Bella regà, come da promesso, stamattina vi voglio portare un po' più nei dettagli cosa sta succedendo per Rockstar. Queste sono ore, ragazzi, per Rockstar veramente, veramente toste, perché è il leak più grosso della storia dei videogiochi, ragazzi. Ciò vuol dire che Rockstar è stata violata. Allora, regà, qualche giorno fa è stato hackerato Uberg da questo fantomatico hacker, ok? Questo hacker è riuscito ad hackerare la piattaforma di Rockstar Slack. Cos'è Slack? Ragazzi, Slack è una specie di social per produttori, ok? Per sviluppatori che si usa all'interno dei loro complessi per passarsi file e cose varie inerenti al gioco, inerenti a Rockstar. Ciò serve per rendere tutto molto privato, perché ovviamente, raga, non si possono scambiare queste cose su Telegram, WhatsApp o Facebook, mi sembra anche logico. Ma questo fantomatico hacker, ragazzi, è riuscito ad hackerare la piattaforma Slack. Ed è riuscito a tirar fuori una barcata di roba, ragazzi. Più di 90 clip, un botto di giga di roba. E la cosa è grave. È veramente grave. Perché è grave? Perché in quelle clip che vi ho fatto vedere ieri, che non sto a rimostrare perché già ho dovuto farle al contrario, con i filtri e tutto, perché sennò lo strike di Rockstar arriverà sicuro, ragazzi. Perché le clip sono le loro. È stato rilevato il file sorgente, ragazzi. Cos'è il file sorgente? Il file sorgente è GTA. Sono i codici che stanno presenti sullo schermo. Quindi, ragazzi, le cose sono due. O ci sarà un ritardo di Rockstar e noi nel 2024-2025, come in teoria doveva essere, non vedremo una beata minchia. Oppure, rega, Rockstar è talmente sicura di sé che in questi giorni sarà obbligata a postare un video, un trailer, anche di 20 secondi, 10 secondi, ragazzi, in modo da far vedere effettivamente come sia GTA 6. Perché le aspettative, dopo che si sono viste queste clip, sono particolari. Ragazzi, ci sono un sacco di bimbi minchia. Voi sapete che io c'ho un rigetto con i bimbi minchia, che ho sentito dire, ho visto commenti su video online, ragazzi, mi viene il cringe, mi cringe tantissimo sta cosa. Non è possibile che tu scrivi come commento che schifo questo gioco, ma GTA 5 è meglio. Ma brutto coglione, quelle là sono versioni, sono al beta, alfa, pre-alfa, ragazzi, ma sapete cosa vuol dire? Lì, no, quello non è il gioco, quello è la struttura del gioco. Perché poi ci sarà da fare tutto il resto, infatti non ha di texture. Comunque sia, continuiamo, che vi voglio fare vedere questo post. Allora, ragazzi, l'argomento del giorno è solo GTA 6. La prossima avventura di Rockstar Games è stata al centro di un immenso leak. Come sempre, però, come sapere se il leak è vero o è credibile, ragazzi? Gli sviluppatori non confermeranno di certo le informazioni, raga. Mi sembra anche ben normale. Ma per fortuna a pensarci c'è il ben informato Jason, il quale afferma, raga, che i leak sono veri e che per Rockstar Games è tutto un incubo. E infatti, raga, stesso lui ci conferma che i video provenienti sono di una fase di sviluppo iniziale, ragazzi, mostrando solo contenuti incompleti, ovviamente. E quindi il leak più grande della storia. Quindi tutti quei cagacazzi bimbi minchia che dicono che il gioco farà schifo. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro. Se nel 2018 questo gioco era già in sviluppo, io non oso immaginare cosa uscirà fra un paio d'anni, sempre se Rockstar riuscirà ad ammortizzare questo brutto colpo. Perché, ragazzi,
Vogliamo arrivare al punto della situazione, regà. Questo fantomatico hacker vuole il cash, come è successo con Uber. Lui sta minacciando tramite una mail che vuole del cash, perché lui è riuscito ad avere non 90 video, raga, dice di avere una barcata di contenuti sul gioco. Ciò vuol dire che se Rockstar non fa qualcosa nell'immediato e questo tizio tira fuori altri leak, raga, GTA 6 verrà cancellato. Ditemi voi cosa ne pensate, fatemi sapere nei commenti. Se avete delle news che io mi sono perso, aggiornatevi. Bella, regà, alla prossima. Spada bam!